Eccoci giunti alla decima puntata di Visioni Mediterranee, una puntata che abbiamo voluto dedicare ad un tema e ad un ospite particolare, quindi sarà una puntata a suo modo speciale, in quanto questa avventura di Visioni Mediterranee è partita grazie naturalmente alla produzione, ad Archimedia che sta lavorando su questo progetto di sua, come dire, iniziativa, senza alcun supporto perché crede in questo tipo di produzioni. È partita, dicevo, grazie ad Archimedia naturalmente e grazie ad alcuni amici che ci hanno seguito e ci hanno supportato, soprattutto nelle prime puntate. La primissima puntata, che è stata un po', diciamo, una puntata numero zero, potremmo definirlo, una puntata sperimentale che abbiamo costruito insieme qui in studio, è stata costruita appunto con Nicola Chiriano, che oggi ho voluto richiamare alla puntata numero 10 e lo ringrazio di essere qui oggi pomeriggio, perché appunto è stato tra quelli, dicevo, che sono riusciti a darci un contributo decisivo alla partenza di questa avventura televisiva, di questa conversazione, che è partita proprio con Nicola sul tema di matematica, musica e realtà. Arrivati alla puntata numero 10, abbiamo voluto richiamare qui con noi Nicola Chiriano per parlare ancora una volta di matematica in realtà, però attraverso una prospettiva e una tematica diversa, particolare. Parliamo infatti di un ponte tra matematica e realtà. Qual è questo ponte? Questo ponte è il nostro ponte, il ponte, diciamo, no? Il ponte Morandi, che ha dato l'identità a questa città, si potrebbe dire ormai da più di 50 anni. Il ponte, infatti, è stato celebrato dal Comitato Ponte 50 appena un anno fa, con una serie di iniziative che hanno voluto ricordare quanto questa struttura, questa architettura, quest'opera abbia dato a questa città e quanto sia legata alla storia dei cittadini di Catanzaro. E quindi Nicola Chiriano, a partire da quel lavoro con il Comitato Ponte 50, di cui è stato uno dei promotori, insieme ai suoi alunni, creato un laboratorio di studio proprio sullo studio matematico, che sta all'origine, di questa costruzione architettonica. E scopriremo oggi come questo ponte è appunto nello stesso tempo una metafora di quello che è il rapporto tra matematica e realtà, vero Nicola? Sicuramente. Intanto, voglio dire, è importante ricordarlo come Ponte Morandi, perché Morandi ne fu l'ideatore, il progettista Morandi, Riccardo Morandi, uno dei padri dell'ingegneria strutturale italiana. Ma è stato intitolato giustamente anche qui al presidente della provincia di allora, Fausto Bisantis, che volle, fu un politico veramente molto illuminato, che volle a tutti i costi quest'opera. E meritoriamente il ponte alla fine è stato nel 2001 dedicato proprio a lui. È un'opera che sicuramente simboleggia quella che un po' io ho voluto poi sintetizzare come l'unità di Catanzaro, no? Perché unisce, è vero, le due sponde, cioè il centro storico, i tre colli, quelli storici appunto di Catanzaro, con il quarto colle, comunque la zona di Gaiano, e con questo alla strada dei due mari, della quale il ponte fu in effetti la parte finale. Serviva giusto come completamento di un'opera che in realtà, non dimentichiamolo, vede collegare appunto Catanzaro, come poi diventerà dopo circa 10 anni capoluogo di regione, con il versante tirrenico. È un'esperienza veramente, proprio in questi giorni ricorre quasi un anno, no? Dalle celebrazioni del 50° del nostro ponte. Infatti ne fu completata la costruzione nel 1962. È stata una cavalcata veramente sull'onda delle emozioni, dei ricordi. Devo dire, soprattutto dar merito agli amici del Comitato Ponte 50, quindi all'Ordine degli Architetti, a Catanzaro Informa. In particolare vorrei ringraziare veramente Davide Lamanna, Giuseppe Cristiano, Antonio Moniaci e gli architetti Biagio Cantisani, Anna Maria Corrado, Silvia Frustaci, che hanno voluto veramente mettercela tutta. È stata un'esperienza che ha visto poi il coinvolgimento di
parecchi cittadini catanzaresi, e questo forse è uno dei ricordi più belli, diciamo, di questa esperienza, nel senso che molti hanno aperto cassetti, ci hanno mandato email, foto con le cose più impensabili, e grazie a questo siamo riusciti anche a ricostruire quello che era il tessuto, vogliamo dire, non solo sociale, ma appunto, ripeto la parola, emozionale, diciamo, relativa alla costruzione di quest'opera. Ecco, e quindi prima di addentrarci invece su quello che è il laboratorio di matematica e realtà che tu hai, diciamo, costruito intorno allo studio di quest'opera, riattraversiamo un attimo insieme proprio quello che è stato questo lavoro di ricordo, di ricostruzione della memoria, effettuato dal Comitato Ponte 50, vedendo un passaggio, l'inizio proprio del video che avevate realizzato un anno fa per quell'occasione. Io ho sempre adorato il tema ponte, per me il ponte è una cosa bellissima, a parte che è forma pura, a parte che c'è una concretezza, una complessità di realizzazione, di possibilità di realizzazioni importanti, reali. Io ricordo che per venire dalla statale 19 di Ramazione, quindi venire dalla parte di Vimbo o di Nicastro a Catanzaro, a quell'epoca bisognava inerpicarsi sul Monte Tiriolo e da lì scendere attraverso tornanti a volte pericolosi durante l'inverno per le piogge, perché i torrenti d'acqua si incanalavano lungo il manto stradale, il tratto stradale, e si pensò di fare questo raccordo con, allora si diceva non scherzosamente, ma anche un poco scherzosamente, per fare di Catanzaro la città dei quattro colli, unire cioè il colle di Gagliano alla città di Catanzaro. Ecco quindi, come dicevamo, un'opera che da quel momento in poi dà una traccia, un'identità, una prospettiva ad una città arroccata su tre colli che si apre verso il quarto colle, si apre verso il mare, si apre verso il Tirreno e si avvia a diventare poi capoluogo di regione. Quindi, come dicevamo, un passaggio veramente fondamentale per l'identità di questa città. Un passaggio fondamentale che il Comitato Ponte 50 ha voluto appunto riattraversare attraverso memorie, tirando fuori, come diceva Nicola, proprio dai cassetti di ingegneri, geometri, politici che a quel tempo appunto presero parte al progetto, le memorie, i ricordi, i documenti. E tra questi documenti, Nicola, ha trovato anche delle sorprese dal punto di vista scientifico, diciamo, matematico, vero? Sì, diciamo, più che delle sorprese, sono quasi il coronamento di una ricerca, un inseguimento. Ecco, io ho detto a più riprese che da ragazzo, avendo vissuto nel quartiere Rione De Filippi, ogni volta che andavo a scuola vedevo questo arco del ponte che mi ha sempre affascinato. Diventando così un pochino più esperto di matematica, ho cominciato a incuriosirmi. Così, la forma, quale poteva essere l'equazione di questa forma. E così con noi ragazzi, anche perché, non dimentichiamolo, è vero la città dei quattro colli, Catanzaro è conosciuta anche
no, come la città delle tre V che poi diventano quattro. La quarta V, oltre a vento velluto e Vitaliano, è proprio la V di viadotto. E quindi quello che dicevi tu, in effetti, come simbolo assolutamente importantissimo della città, il viadotto Bisantis non ha nulla da spartire, forse con altre, diciamo, realizzazioni in città. Così è capitato che, preparando una giornata, la giornata della matematica che organizziamo annualmente con il Liceo Siciliani, con il gruppo di ragazzi di Quinta abbiamo cominciato a ipotizzare quale potesse essere questa equazione, l'equazione, diciamo, della curva che descrive l'arco del ponte. È chiaro che la forma a cui i ragazzi pensano subito è quella di una parabola, un po' la forma che gli viene più familiare. Siamo riusciti a dimostrare in quattro modi diversi che in realtà quella curva non è proprio una parabola. Tengo a dire anche una cosa: tutto ciò che abbiamo raccolto come comitato e anche il lavoro che è stato sviluppato con i ragazzi, con il laboratorio di matematica in realtà al liceo, l'abbiamo voluto condividere. L'abbiamo voluto condividere sia con una pagina Facebook che riporta, ne vediamo adesso una riproduzione, una pagina Facebook che riporta le foto che abbiamo potuto pubblicare, anche i video, i servizi che ci sono stati, e anche ci sono le immagini delle slide del lavoro che abbiamo fatto, che sono quelle che. Slide appunto che il professore Chiriano ha presentato recentemente, nel mese scorso, al convegno nazionale del progetto Matematica in Realtà. Esatto. Quindi, diciamo, è stata una nuova occasione per il ponte di Catanzaro e per la città di Catanzaro per valorizzare davvero, anche dal punto di vista scientifico, questa importante Sì, è architettura. stata un'occasione importantissima. Tra l'altro il lavoro è molto piaciuto non solo per chiaramente tutti gli aneddoti che sono venuti fuori, ma proprio per come è stato concepito. Cioè è stata, come dire, è stato un po' un filo che ha intessuto veramente delle trame importantissime per quello che riguarda la cittadinanza, insomma la scuola, ha messo insieme la scuola con un ordine professionale, con una web TV, insomma. Siamo riusciti anche a ricavare quelli che sono i veri primati. Ecco, questa è stata una delle curiosità forse più simpatiche che sono emerse, diciamo, nel Quindi lavoro. vediamo uno che forse, diciamo, Ah, sì. non era proprio reale. No, sì, ci sono alcuni siti internet che continuano a dire che il ponte Bisantis o Morandi, che dir si voglia, ha un gemello in Sudafrica, ed è vero. Alcuni siti riportano che questo ponte va dal Congo al Sudafrica, quasi 3.000 chilometri. Ecco, lo vediamo nella slide, che è come se fosse un ponte che unisse Madrid con Mosca. Ecco, queste sono cose che ai ragazzi sono molto piaciute. È molto piaciuto risalire a quelle che sono le fonti storiche, le fonti documentali, proprio anche per quello che riguarda come dire, ristabilire i veri primati del nostro E ponte. allora vediamo, cerchiamo appunto di capire quali sono i veri primati e quali sono i calcoli, Ecco, qui insomma, che vediamo ci i sono. due ponti svedesi che all'epoca della costruzione del ponte, quindi nel 62, gli contendevano il primato. Sono due ponti che hanno avuto delle storie molto particolari. Uno è stato completato il 31 agosto, o meglio, era in fase di completamento, e il 31 agosto del 39 crollò all'atto del disarmo della centina, cioè della struttura temporanea che serve per reggere l'arco. Una storia che non ricordava nessuno, c'erano solo piccolissimi accenni nei giornali locali. Perché? Perché il giorno dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Il secondo ponte invece ha una storia anche caratteristica, possiamo vedere anche la slide successiva, perché intanto abbiamo scoperto che si vede anche da questa bellissima fotografia che era d'acciaio, quindi non era giusto che soffiasse il posto al ponte Morandi, che invece è in cemento In armato, cioè in cemento armato. calcestruzzo. Tra l'altro abbiamo scoperto che quel ponte, il secondo abbiamo visto, Sandow Bridge, a un certo punto andò distrutto da una nave che gli andò contro, e quindi i ragazzi co hanno collegato con la tragedia che c'era stata proprio in quel periodo della Costa Concordia. Ecco, collegare tutti questi aspetti della quotidianità piuttosto che della storia con la matematica è una delle caratteristiche di questo progetto Matematica in Realtà, che fa vedere E appunto con occhi. come ci riesce a spiegare per noi, diciamo, non esperti di matematica, e come si riesce a risalire all'equazione, insomma, quindi anche alla forma, che non è, come dicevi, una parabola? Sì, intanto diciamo la cosa più, tra virgolette, semplice che abbiamo fatto con i ragazzi è dimostrare che non è una parabola. E allora abbiamo usato diversi metodi. Quello più semplice che viene
può venire in mente a chiunque, quello di prendere una foto ben centrata dell'arco del ponte, in modo che sia esattamente, ecco, come questa, e provare a disegnare di sopra con un software, diciamo, matematica, ecco, se ne trovano di assolutamente gratuiti su internet, provare a disegnare di sopra una curva. Ecco, questo è già un metodo che Galileo, diciamo così, non è che usasse chiaramente fotografie che non esistevano, né software tantomeno. Ecco, ma lo stesso Galileo, quando voleva risalire alla curva, diciamo così, che descriveva qualcosa di naturale, piuttosto che anche un qualcosa di costruito dall'uomo, ecco, metteva questi grossi pannelli, questi grossi fogli, e provava a disegnare delle curve per vedere di risalire alla forma, quantomeno, non all'equazione, perché ancora Galileo non aveva gli strumenti. E oggi, rispetto a Galileo, abbiamo molti più strumenti. Intanto c'è stata tutta la storia dell'analisi infinitesimale, quindi nel 700, nell'800, e in particolare c'è la storia di una curva, di cui vediamo, ecco così, qualche riproduzione, qualche immagine, che è la catenaria. La catenaria non è nient'altro che la forma che assume una catena, appunto, con una collana, tenuta, fatta pendere, diciamo così, tenendone gli estremi fermi. Voglio dire, una curva che si ritrova, che ne so, la corda dei panni stesi, piuttosto che, ecco, quella dei fili dell'alta tensione. Siccome questa curva ha delle proprietà anche architettonicamente, ingegneristicamente parlando, importantissime, cioè la curva che rende minime le spinte sulle fondazioni del ponte, allora abbiamo provato a congetturare che fosse più che una parabola, ecco, una catenaria, che sembra, ma non è una parabola. Abbiamo fatto, diciamo, le nostre congetture. La cosa, secondo me, più importante, diciamo, di questo laboratorio è che siamo riusciti ad utilizzare i dati originali di Morandi, perché ricercando nell'archivio storico e anche in alcune documentazioni che in particolare ci ha fornito il geometra Rosalbino Cardamone, che ringrazio ancora per la stupenda, meravigliosa testimonianza che sì, ha reso, ecco. Il geometra Cardamone aveva una copia, che io non ero riuscito a trovare nell'archivio storico, della relazione tecnica che Morandi, diciamo, compilò al termine della progettazione. Ecco, questa relazione conteneva, ecco, i dati, esattamente adesso. Questi, i dati che andavamo cercando, abbiamo cercato per diversi mesi, sono i dati dell'equazione, diciamo così, della curva. E tra l'altro il geometra Cardamone, forse se riusciamo anche un brevissimo clip, così in maniera spontanea nel suo racconto a un certo punto ci disse una cosa che... ecco, sentiamolo direttamente dalla voce del geometra Cardamone, mandiamo il video. Lo spiegava Morandi. Il ponte lui l'ha costruito come usavano costruire i forni gli egiziani, torniamo agli egiziani. Cioè, con tante conci, no? Tante pietre messe ad arco che si tenevano da soli. Il ponte si regge così perché c'ha 13 giunti. Questi 13 giunti sono fatti, lui faceva un esempio, faccio pure io, c'è come la colonna che si adatta sul collo di una signora, tutta, ognuno piglia il posto suo. Uno straordinario esempio di matematica in realtà, appunto, no? Sì, la collana, diciamo, è stata assolutamente una sorpresa, perché chiaramente non era la domanda da porre. Il Giovanni Cardamone ci stava raccontando, insomma, di questa storia, e a un certo punto lui ci narrò proprio questo fatto, che Morandi dispose i 13 giunti, i conci, diciamo, il calcestruzzo per compresso, che sono la parte, diciamo così, sostanziale dell'arco, perché l'arco, il resto è tutto vuoto. Li dispose proprio secondo un arco di catenaria. Chiaramente Morandi fece delle semplificazioni, perché i calcoli non potevano essere fatti in maniera esatta a quel tempo. Lo stesso Cardamone ci ricordava di questa Brunsviga, cioè di questa calcolatrice a manovella che usavano gli ingegneri lì in cantiere. Usò, per essere tecnici, lo dico dove che taccio, diciamo, sui dettagli tecnici, usò un polinomio interpolatorio di quinto grado, cioè una curva, diciamo così, più semplice, più facile da calcolare, che però viene fuori dai calcoli, diciamo così, basati sull'arco di catenaria. Mi scuseranno, diciamo così, gli ingegneri, gli architetti, che comunque per il fatto che tralascio tantissimi dettagli, però per quello che riguarda la forma globale
dell'Arco del Ponte, dopo aver fatto le prove, ne vedete qui alcune rappresentazioni con i ragazzi, le controprove se vogliamo, del fatto che l'arco non fosse una parabola, ecco, riuscire, sentire dalla voce di un testimone che Morandi comunque aveva usato questa curva per poter costruire il suo ponte, insomma, è già stata una soddisfazione immensa. Addirittura l'ultima slide che abbiamo visto proiettata riguardava proprio quasi il disegno punto per punto di questa corda con le coordinate che Morandi stesso riporta, comunque gli ingegneri che lavoravano con lui riportavano in questa relazione tecnica, che è stato per noi quasi un giochino, diciamo, da settimana enigmistica, unire questi punti e vedere venire fuori un arco di catenaria piuttosto che un arco di parabole. Alla fine questa è la nostra, tra virgolette, scoperta che abbiamo riportato anche sull'immagine che abbiamo visto prima del ponte, l'immagine frontale. Quindi questa è la vera equazione usata da Morandi e dai suoi aiutanti per disegnare, per costruire l'arco, e noi l'abbiamo voluta riportare così su una foto moderna e realizzata con un software moderno. Penso che sia veramente emozionante per chi si occupa di queste cose, poi alla fine riuscire ad estrapolare appunto da ricordi, da cassetti, come dicevamo prima, da esperienze anche relazionali bellissime, un qualcosa che invece riguarda la propria professione. Mi interessa soprattutto il fatto che, da quello che ho capito, insomma, due cose, diciamo, sono straordinarie tra le altre. L'uno è il fatto che siate riusciti a coinvolgere in questo lavoro direttamente i ragazzi, cioè, quindi che sia stato un laboratorio didattico a tirar fuori tutto questo lavoro, questo calcolo, e quindi non semplicemente lo studio di un matematico, ma un matematico che guida un laboratorio didattico. Questo credo che sia una cosa, no? Certo, mi pare doveroso a questo punto ringraziare Martina, Raffaele, Gianmarco e Luca, che sono i I quattro ragazzi ragazzi che con ti cui hanno abbiamo assunto. alla fine, adesso sono universitari, tra l'altro hanno preso facoltà scientifiche, Martina ha preso anche matematica, quindi sono soddisfazioni che Sono vanno anche al di le là soddisfazioni più belle per un docente, sicuramente. certo. E poi la cosa straordinaria, l'altra cosa straordinaria che volevo far notare è il fatto che questo calcolo e questo studio, appunto, no, che dà origine poi al Ponte Morandi, sia in qualche modo uno studio sperimentale per quei tempi, cioè sia un'avanguardia, se così possiamo dire, dal Sì, punto di ecco, vista scientifico e tecnico. qua stiamo vedendo proprio le fasi della costruzione. Questo è un video realizzato da un giovane architetto, Modesto Bilotta, ringrazio anche lui evidentemente. Fa vedere proprio le fasi di costruzione del ponte. Il ponte Morandi, il ponte di Catanzaro, è stato l'ultimo costruito con una centina, cioè con questa struttura, come vedete, con i tubi innocenti a ventaglio che reggono l'arco, dopodiché la centina viene eliminata. Sul solo arco poi viene poggiata quella che è la sede stradale. È stato l'ultimo sia perché le centine, diciamo così, erano opere molto costose, oltre che pericolose. Tra l'altro, ecco, sul discorso del pericolo magari ci torniamo tra un attimo. Certo. Lo stesso Morandi usò altri espedienti, diciamo, per costruire l'arco, per esempio costruire i due semiarchi sui due versanti opposti, diciamo, del vallone e poi andarli a fare congiungere al centro, in chiave dell'arco. I ponti moderni che si fanno in Cina sono ponti straordinari che purtroppo surclassano decisamente il no nostro ponte, ma quelli fatti con tecniche moderne, possono essere gli stralli piuttosto che questi metodi di rotazione, riescono a raggiungere delle luci, cioè delle ampiezze dell'arco veramente impressionanti. La cosa che ci ha un po' stupito è che al di là del fatto che il ponte, il nostro ponte, insomma, in classifiche internazionali ormai abbia perso quello che è il suo primato, lo mantiene tuttavia in Italia, perché è l'unico ponte di questo tipo, di queste dimensioni, che esiste in Italia. Quindi è un qualcosa che identifica Catanzaro e la rappresenta in maniera veramente, assolutamente unica. Ma poi, appunto, direi mantiene il primato soprattutto da un punto di vista storico, no? Perché per quell'epoca, come abbiamo spiegato, come abbiamo visto, era certamente senza pari, perché anche, abbiamo visto anche, come dire, i raffronti con gli altri ponti svedesi, Certo, eccetera, era che in realtà.
Ma in realtà Cedo cioè, nel passo, ne ho sì, ma parlato. era secondo alla fine, all'epoca della costruzione, secondo in Europa dopo uno di quei due che abbiamo visto Importante. svedesi, Che per però ampiezza fecero una dell'arco. brutta fine. Sì, poi quell'altro è stato ricostruito e quindi in effetti alla fine il primato lo soffiò al Ponte Morandi. Però era il primo in Europa per altezza, adesso è il secondo, c'è un ponte nelle isole, nelle Azzorre che arriva a 150 metri, il nostro arriva a 112 e così. Un'altra cosa che mi preme dire, dicevamo prima della condivisione delle foto, dei video, diciamo tutto ciò che è stato relativo alla bellissima esperienza di Ponte 50. Anche tutte le notizie, gli aneddoti, le curiosità, i particolari, i dettagli tecnici che siamo riusciti a trovare, diciamo così, e a ricavare, forse originali proprio, no? Dai documenti stessi di Morandi, li abbiamo voluti condividere, cioè non li abbiamo voluti tenere per noi. E così molti di questi dati sono confluiti, per esempio, nella pagina di Wikipedia Di che vedete, Wikipedia, sì, ecco, che volevamo alle mie anche spalle. citare come consiglio di lettura di oggi, nel senso che questo lavoro ha dato modo di procedere ad un aggiornamento di questa pagina. Certo, cioè il bello di questo strumento è che è uno strumento appunto condiviso, cioè sono delle conoscenze che non vengono date da esperti, certo ce ne sono anche evidentemente, ma possono essere condivise, modificate da chiunque. Chiaramente ci sono delle regole da seguire, ci stanno delle discussioni a cui partecipare, però evidentemente un lavoro così bello dal punto di vista storico, dal punto di vista proprio dell'educazione alla cittadinanza, come si suole dire oggi, no? Certo. Cioè al sentire propria quest'opera di ingegneria bellissima, un capolavoro, il monumento più grande di Catanzaro, se vogliamo, l'opera ingegneristico-architettonica più grande di Catanzaro, ecco, non tenerla per sé, condividere questo orgoglio da Certo. No, catanzarese. soprattutto in quanto parte di un'identità, come dicevamo prima, Esatto, no? Come esatto. l'identità collettiva comunque di una città, di una memoria, di un'identità storica, antropologica, sociale, chiamiamola come vogliamo, quindi la condivisione di questi dati credo che sia fondamentale, no? In questo Non momento. credo che sia scontata. No, non è scontata, ma... Credo che sia un passo in più, diciamo, che noi dobbiamo, noi intendo dire noi docenti, piuttosto che magari formatori, ecco, dobbiamo dare in più a quello che facciamo quotidianamente. Cioè non basta ritagliarsi la propria nicchia e dire, sai, questa è un'esperienza bella che abbiamo vissuto. No, il fatto, la nascita, il proliferare anche dei social network, dei media, delle nuove tecnologie, ci deve indurre anche a un nuovo tipo di didattica, lo dico da insegnante, Certo. piuttosto che appunto, di condivisione delle conoscenze. Quanto più condiviso e relazionale possibile dovrebbe Questa essere. è una cosa su cui diverse volte abbiamo insistito qui a Visioni Mediterranee, in quanto l'aspetto didattico e quindi l'apertura al mondo della scuola è fondamentale dal nostro punto di vista in quello che vogliamo anche offrire con queste visioni mediterranee, appunto, no? Che sono visioni di ospiti, di amici, di interlocutori che cercano di dare appunto in qualche modo delle prospettive, delle ipotesi di lavoro e che a volte vengono fuori da un lavoro appunto che nasce già nell'ambito di laboratori didattici o che può diventarlo. In questo senso, mi interessava sapere, sentire da Nicola Chiriano quali possono essere, diciamo così, le prospettive o le aspettative intorno a questo progetto. Perché devo confessare che quando appunto ho seguito insomma, Nicola, Davide Laman, eccetera, nel loro lavoro del Comitato Ponte 50, ho visto la mostra, ho assistito a alcuni workshop e mi ha colpito molto quello che dicevamo, il loro lavoro, la condivisione, l'apertura al pubblico, eccetera. Mi ha colpito anche, devo dire, il fatto che su questo che non abbiamo più parole per dirlo, è il simbolo, il monumento simbolo, più che opera architettonica della città di Catanzaro, non ci sia stato quell'attenzione che meritava questo tipo di lavoro di rievocazione di Ponte 50, dal punto di vista proprio, intendo, dell'attenzione delle istituzioni a 360 gradi. Beh, su questo diciamo non vorrei aprire. No, in questo magari possiamo No, dire è quali chiaro, sono le intanto, aspettative del vostro. certo, diciamo, è chiaro che è doveroso ringraziare l'amministrazione provinciale del commissario adesso Vandaferro per la concessione del Museo Marc.
ahimè, non è stato possibile usufruire di nessun tipo di fondo, ma per ovvi motivi che non siamo qui a discutere. È chiaro che quello che noi abbiamo inteso fare era un dono. Ecco, avendo ricevuto così tanto da questa esperienza, l'abbiamo dovuta trasporre anche in pannelli che costituiscono la mostra, piuttosto che nel filmato, che comunque è disponibile in rete gratuitamente. Basta andare alla pagina Facebook, basta cliccare, si può tranquillamente. Ecco. L'auspicio è chiaramente questo, che non resti un'esperienza isolata, ma non perché ci abbiamo pensato noi, no, proprio quello che stiamo continuando a dire, cioè il ponte è effettivamente il simbolo principale di Catanzaro. Ed è un peccato, 50 anni dopo, ormai 51, pensare che non venga valorizzato. Io ne dico una, che, sotto io, una cosa che è sotto gli occhi di tutti: l'illuminazione artistica dell'arco, per esempio, è spenta. Si è spenta da un po'. Stiamo qui a parlare di spending review piuttosto che di costi che ci sono, evidentemente, però quante altre città non avrebbero valorizzato un'opera d'arte così importante? E quindi l'invito sicuramente alle amministrazioni, che il ponte è anche, giusto dirlo, è tra virgolette gestione ANAS. Ecco, quindi i decisori politici però li abbiamo in città, sia dal punto di vista dell'amministrazione comunale che dell'amministrazione provinciale, per non arrivare a quella regionale, essendo Catanzaro comunque sempre capoluogo, no? Della Calabria. Sì. Ci sono, secondo noi, le possibilità per poter valorizzare quest'opera, anche perché prima o poi bisognerà pensare alla sua, chiamiamolo, a una sua rivisitazione dal punto di vista strutturale. Ecco, Restyling. Catanzaro penso che abbia bisogno di, e i catanzaresi hanno voglia di sapere che cosa succederà del loro simbolo Del principale. loro Questo sì, ponte. speriamo che Anche anche. perché, diciamo, ecco, per esempio, ricordo l'illuminazione, inaugurazione sontuosa, onorevole e così via. Poi dispiace che dopo pochi anni tutto sfumi. Perché non sia così anche del vostro lavoro, e di questo sono certo che non sarà così perché c'è la vostra volontà a tenere fermo lo spirito del progetto. Perché sia così, io penserei proprio a questo tipo di coinvolgimento della cittadinanza, della storia della città, perché come memorie ne avete tirate fuori di molte, di bellissime, adesso vedremo un altro passaggio del video che abbiamo visto prima, tante altre ne possono venire fuori, quindi potrebbe diventare quasi intorno al ponte venirsi a costituire una sorta di museo narrante, no, della città di Catanzaro, come ne esistono in tante esperienze, in tante altre Certo, città d'Italia. sarebbe importante anche perché è un'esperienza che ha valorizzato non solo, ne stiamo continuando a parlare, dell'aspetto, diciamo così, ingegneristico, l'aspetto più tecnico, diciamo, dell'opera, ma anche, ecco, parlavamo di Fausto Bisantis. Fausto Bisantis è uno dei nostri politici più illuminati del passato, ne abbiamo avuti talmente tanti, altri ne avremo sicuramente in futuro. Però sì, il discorso di non disperdere quello che è una memoria. La memoria collettiva, la memoria dei catanzaresi, questo è uno dei tanti esempi che si può Può fare. essere un simbolo intorno al E quale la deve. memoria di una città può Quello consolidarsi. che tengo a dire è che ad un anno dalla manifestazione, dalla mostra e dal convegno del Ponte 50, continuiamo a ricevere contatti di persone che continuano a dire: guardate che abbiamo questo materiale, abbiamo. Tra l'altro ci sono dei contatti molto importanti che, diciamo così, prossimamente andremo ad incontrare. C'è ancora tantissima storia da scrivere. Tantissimo da fare. E vediamoci un altro passaggio del video realizzato per il 50º anniversario del ponte un anno fa, in cui appunto riprendiamo il filo della memoria. Studio un ponte a tre arcate, a tre luci. Hanno portato questo progetto alla Cassa del Mezzogiorno che aveva finanziato per 1 miliardo. Cosa è avvenuto? È avvenuto che hanno chiamato un progettista, perché l'ufficio tecnico era spaventato dall'altezza delle due pile centrali. E chiamarono Morandi perché era uno specialista dei ponti. Questo fu chiamato, il ponte fatto dalla provincia era steso sul tavolo, lui ha preso la matita e dice: no, lo facciamo così. Quindi ha eliminato tutto e diciamo un arco che faceva spaventare tutti, perché 231 metri di luce non li aveva fatti nessuno, salvo in Svezia, però gli era caduto. Dopo una
un 3 mesi, così diedero subito l'incarico all'ufficio di fare il tracciato, tracciare l'opera. E cosa che fu affidata a me e a un altro collega. Fatta la gara fu fatta a titolo di onorificenza per Catanzaro, quest'opera colossale, eccetera. Tant'è che l'appalto fu vinto da una delle, anzi l'impresa più grossa che c'era allora in Italia, la SOGE, del Vaticano. E gli operai erano i comuni operai di Catanzaro, un centinaio circa, però erano separati nelle loro categorie, non è? Perché là erano a squadra, i carpentieri erano un gruppo di Parma, i ferraioli erano un gruppo di Savona o giù di lì. E erano tutti sottocotti, parliamoci in termini. Quindi non trovavi un operaio dipendente dalla SOGE, non c'era, no, no. C'erano tutte queste imprese regolarmente registrate, perché la SOGE era un ministero, era enorme. Le Olimpiadi del 60, Corso di Francia a Roma, doveva essere transennato tutto per la maratona. E montammo il ponte, l'avevamo quasi finita, la gente in arrivo in ordine, tutto imbaccato in 3 notti, si smontò quello che c'erano avuti 6 mesi per montarlo. E per lato del lavoro c'è stata una rigidezza tale che non l'ho riscontrata in nessun altro lavoro. C'era un uomo che andava e ritorno sempre, in continuazione, per controllo, per tante cose. Non mi succede anche una cosa, niente. Mio padre è stato il guardiano del ponte, è stato il primo ad essere assunto e uno degli ultimi ad essere licenziati, perché in effetti l'ha vissuto dal primo momento all'ultimo momento. Partiva dalla zona di, dove adesso c'è il Benny Hotel, prima era tutto campagna, attraversava la Fiumarella, ritornava verso Catanzaro dove c'è il tunnel adesso, e poi ridiscendeva. Ogni ora doveva fare questo tragitto, salire e scendere. C'era un orologio che lui doveva timbrare, era una cassettina rotonda che si doveva portare dietro. Quindi ogni ora lui doveva salire, scendere, ritornare sopra, ridiscendere, risalire dalla montagna, tornare al fiume, tanti chilometri la notte e poi sempre puntuale, perché a quell'ora dovevi timbrare al punto dove loro avevano i riferimenti per timbrare. Era appena piovuto e stavano smontando la gente, era finito il lavoro, si toglievano i tubi. Io mi trovavo basso, che questo che metteva i tubi, era l'etubista, era l'innocente. E questo qua era un giovinotto agile, usava camminare con le scarpe da tennis e faceva il gatto, perché era un agile, saltava da un ferro a un altro. Né più nemmeno mi si è trovato di vicino, che abitava una mozzetta per riunire un tubo per fare la spallera. La mattina, come fosse una premonizione, l'ingegnere Mirri, ecco l'ingegnere direttore dei lavori per l'impresa, l'ingegnere Mirri, si era alzato presto e diceva a tutti: mettetevi la cintura di aggancio, tutti quanti. Questo se l'è preso, invece se l'è messo sulla spalla. Poi l'ha appesa e ha cominciato a lavorare. Io ero che inchiodavo sopra la gente, lì sopra, dove è arrivato il pullman adesso. Dunque, io ero che inchiodavo delle macelle per iniziare la cravatta dopo pilastro, di quanto era. Insomma, io stavo inchiodando le macelle a terra, lui nel mentre che abitava questa mozzetta, la chiave ci è scappata da un mozzetto ed è caduta all'inversa.
Ecco, abbiamo voluto inserire questo passaggio, questo ricordo corale molto commovente dell'operaio vittima durante i lavori di costruzione del ponte, perché certo anche questo è parte di quella storia, come ogni grande struttura purtroppo nella storia dell'architettura, dell'ingegneria ha avuto le sue vittime, anche qui abbiamo ricordato Orlando Mugnello. questa vittima. E questo ci fa pensare anche un attimo in chiusura alla questione della sicurezza. Sì, paradossalmente potremmo anche dire che c'è stato soltanto un decesso, cioè un Appunto, per incidente, un'architettura così. perché come ci hanno raccontato il geometra Cardamone e anche gli operai che abbiamo sentito, questi nonnini meravigliosi, in realtà i controlli erano molto ma molto rigidi, erano severi per quello che riguardava la sicurezza. E quindi devo dire che per una disattenzione, per un incidente, per una, diciamo così, una disgrazia c'è stato. Tra l'altro il Orlando Mirello si chiamava, era della comunità, era di Pentone, Era di quindi Pentone. è un po' un qualcosa, un'esperienza che ci unisce anche alla comunità dell'Interland, dei Certo. paesi della. Va benissimo. Allora, in conclusione, ringraziamo Nicola Chiriano di essere tornato qui per la puntata numero 10. Il 10 è un numero che però per un matematico, no, è La tetraktis, un'importanza simbolica certo. fondamentale, anche per questo l'abbiamo chiamato, per parlare del nostro ponte, del suo lavoro su matematica e realtà. E le opere che vediamo alle mie spalle in questo momento, che abbiamo visto oggi nella nostra puntata, sono anch'esse un ponte tra matematica e realtà. Sono di un giovane artista catanzarese, Alessandro Badolato, che ha già avuto dei riconoscimenti importanti. È stato tra l'altro vincitore della borsa di studio della Dina Foundation del Marca di Catanzaro a New York, quindi ha fatto delle esperienze internazionali già molto importanti. In questo caso vediamo queste due immagini che ho portato, sono delle aerografie in cui Alessandro ricostruisce attraverso dei microchip, un pannello solare, come vedete, il paesaggio naturale. In questo caso si tratta del porto di Vibo Valentia. Quindi ringraziamo anche Alessandro Badolato per queste opere, per queste immagini. E infine chiudiamo la puntata di oggi, ringraziando ancora Nicola, con Grazie un ultimo passaggio dell'intervista al geometra Cardamone. a voi. È un pezzo della mia vita che io ricordo, anzi ne ho fatto parte a tutta la mia famiglia, infatti dicono sempre di questo parlo.